sapere. Un saluto a tutti i telespettatori di Onda TV che ci vedranno con le immagini direttamente dall'Allegria. Sant'Angelo di Brolo con l'atmosfera blu. Sant'Angelo di Brolo, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, è la Sagra della Nocciola. La manifestazione, giunta quest'anno all'ottava edizione, permette di degustare questo prodotto tipico che l'amministrazione comunale ha preparato con il supporto dell'associazione I Falchi, della Proloco e del Centro Commerciale Naturale Val di Sant'Angelo. Nel centro storico sono stati allestiti vari stands per la degustazione di prodotti di ogni tipo, realizzati sempre con le nocciole. Si va dalla pasta con le nocciole, agli arancini, ai dolci di nocciole, al gelato e poi dolci tipici con le nocciole, nocciole ghiacciate, nocciole naturali tostate, gelato alla nocciola e tanti altri prodotti. L'intento della manifestazione è quello di ridare ossigeno al comparto della frutta secca. Un tempo, infatti, l'economia locale si fondava in maniera preponderante sul noccioleto. La tradizione continua con questa festa alla nocciola, questa sagra, che ormai è diventata un qualcosa che non può mancare nelle vostre manifestazioni estive. Credo che sia una delle migliori manifestazioni del comprensorio, con molta modestia. Siamo all'ottava edizione, è stato un crescendo e con risultati straordinari. Quest'anno abbiamo fatto il tutto esaurito, abbiamo consumato tutti i biglietti, abbiamo consumato tutte le cose che dovevamo distribuire, quindi c'è stata una risposta assolutamente positiva sia in termini numerici ma anche dal punto di vista della qualità. L'organizzazione poi anche quest'anno è stata impeccabile, perché siamo riusciti a coniugare sia la funzionalità, limitando all'essenziale l'attesa, anche sotto il profilo della viabilità, con la navetta e con i parcheggi a monte del paese, quindi credo che abbiamo dato tutto ciò che era possibile dare. Abbiamo dimostrato che è possibile il suo utilizzo in cucina, facendo le pennette, facendo le arancine e accompagnato il tutto ovviamente con i dolci. È possibile fare anche la farina di nocciola, che può essere adatta anche ai soggetti celiaci che non possono assumere glutine. Tutto ha funzionato, sono finiti anche i biglietti. Sono finiti i biglietti, ma ancora c'è tanto da gustare, perché noi ci siamo posti un limite, superato quel limite praticamente poi la degustazione diventa gratuita per tutti. Sì, è una bella manifestazione, molto riuscita, è un nostro contributo, un nostro piccolo contributo soprattutto alla promozione dei prodotti a base di nocciola, e devo dire, riconoscere e ringraziare tra l'altro anche l'ex assessore Luciano Segreto, che è stato l'ideatore di questa iniziativa che noi poi man mano abbiamo sviluppato e che è arrivata all'ottava edizione. Ciao, ti chiami? Mi chiamo Diego. Da dove arrivi? Vengo da Napoli. Per mangiare le nocciole, non penso. No, veramente sono qua in vacanza, però ne approfitto, vengo a mangiare anche le nocciole. Qualche parente qua a Sant'Angelo ci viene per vacanza e basta? Io ci vengo anche per vacanza, sono tanti anni che vengo qua per vacanza e sinceramente questa è una bella attività per il paese, è una bella finestra anche per chi viene da fuori. Hai assaggiato tutto? Quasi tutto, mi manca solo il gelato. Allora sta finendo quasi. Speriamo di no. Buon rientro a Napoli. Grazie.